Trapani non si ferma lo spaccio di droga, arrestato dai carabinieri un 25enne. Mazara, nuova giunta comunale, proseguono le polemiche politiche in città. Gibellina in visita ieri al Cretto di Burri, il presidente della regione Nello Musumeci. Trapani, prorogato l'incarico al commissario straordinario dell'ex provincia. Politica, stasera speciale Televallo, ospite il consigliere comunale Giorgio Randazzo. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, la politica in primo piano, non si fermano le polemiche a Mazara dopo i cambi nella giunta del sindaco Quinci, particolari nel servizio. Il sindaco Salvatore Quinci la smetta di confondere le acque e si assuma la responsabilità di avere tradito il progetto con il quale si è presentato alle elezioni amministrative. E questo è il succo di un nuovo comunicato stampa a firma del Movimento Siamo Mazara e che fa seguito ad una netta presa di posizione riguardo alla nuova giunta comunale ufficializzata e presentata alla cittadinanza mazarese. Un rimpasto in pratica ed anche un ampliamento degli assessori da 5 a 7 componenti che sarebbe maturato nelle scelte del primo cittadino mazarese senza alcun confronto politico con il Movimento Siamo Mazara, una cioè di quelle componenti civiche che avevano condiviso il progetto elettorale dell'allora candidata a sindaco Salvatore Quinci e che lo avevano accompagnato in questi ormai quasi 2 anni di vita amministrativa. Un tradimento quindi con alla base una verifica politica farlocca per giustificare un nuovo assetto di natura prettamente politica a trazione Forza Italia, una vera e propria inversione di marcia rispetto al progetto iniziale, financo legittimo, scrive Siamo Mazara, però nella misura in cui sia fatto la luce del sole e si dica tutta la verità agli elettori. In ultimo, conclude ancora Siamo Mazara, chiediamo cosa pensano di tutto ciò le forze politiche provinciali e regionali di centro-sinistra, considerato che la presenza dei singoli soggetti, non legittimati da alcuno, continua ad essere in maniera pretestuosa utilizzata dal sindaco per rivendicare la presenza del centro-sinistra all'interno della sua nuova giunta. Insomma, la vicenda sembra destinata ad infiammarsi sempre di più, mentre da altre fonti fioccano reazioni le più disparate. Per Giampaolo Caruso, per Fratelli d'Italia, la città sprofonda e le poltrone aumentano. Non c'è nessuna differenza tra il governo cittadino e quello romano. In entrambi i casi, i risultati delle verifiche vengono in maniera maldestra spacciati per cambi di passo, accelerazioni, per azioni responsabili, quando invece la verità è che all'inciucio si aggiungono elementi politici congelati e scongelati per l'occasione. Siamo governati, scrive Caruso, dalla peggiore classe dirigente che la nostra città abbia mai avuto, con un sindaco che governa da sinistra, con la sinistra, che si nasconde dietro a falso civismo insieme ad un solo partito di centrodestra, Forza Italia, oltre che a componenti di centro ondivago a seconda delle occasioni, ed oltre a consiglieri comunali che non dicono a chiare lettere se stanno in maggioranza oppure in opposizione. Ed infine, se c'è qualcuno che parla di tradimento, non mancano quanti hanno addirittura parlato di minestrone e di marmellata. E a proposito di politica mazarese, questa sera sulla nostra emittente andrà in onda uno speciale Televallo con ospite il consigliere comunale Giorgio Randazzo. Sentiamo un momento dell'intervista. E tutto questo, lo dico al sindaco, quantomeno che ci risparmi la favoletta che siamo rimasti nell'ambito del civismo, perché non è così, che quantomeno venga risparmiato per una questione di rispetto all'intelligenza dei cittadini mazzaresi, di quei 10.000 cittadini mazzaresi che oggi si sentono presi in giro per i fondelli. Che non venga detto che tutto questo è stato fatto per rilanciare l'azione amministrativa del comune di Mazara del Vallo. Tutto questo non è stato fatto per questo, è stato fatto perché siamo nell'imminenza di una scadenza regionale e qualcuno giustamente vuole capitalizzare il consenso sulla propria magari candidatura. In questo caso mi riferisco a Toni Scilla, sì, e al Presidente del Consiglio. Io, attenzione, non contesto loro, anzi, per chi vive la politica deve fare complimenti a chi riesce oggi, nonostante abbia perso
ad avere le proprie rappresentanze e a ribaltare lo scenario politico. Io contesto la mancata coerenza e il tradimento, come dice Siamo Mazzara, verso la città che ha votato un progetto, ha votato degli uomini e delle donne che oggi non sono più l'espressione di questa amministrazione. E sempre a proposito di politica, Roberto Cacioppo è il nuovo commissario della Democrazia Cristiana Mazzara. Roberto Cacioppo in passato è stato per 7 anni il coordinatore provinciale dei giovani del Popolo della Libertà. Al neo commissario il compito di riportare la Democrazia Cristiana agli antichi fasti, con gli auguri di buon lavoro da parte della direzione nazionale e regionale del partito. Un'iniziativa per ricordare Nilde Iotti si terrà venerdì prossimo alle 17.30 sulla piattaforma Zoom. L'eredità di Nilde Iotti e le sfide ancora aperte nella Sicilia di Musumeci sarà il tema dell'incontro voluto da Punto Dritto, dalla CGIL Trapani e la sezione Ampi Trapani in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti. All'incontro online parteciperà tra gli altri Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti. L'evento si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook di Punto Dritto, della CGIL Trapani, della sezione Ampi. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, nell'ottica della riorganizzazione della migliore funzionalità dell'apparato burocratico amministrativo e in applicazione della normativa di legge, ha firmato il provvedimento di nomina dei 2 componenti esterni del nucleo di valutazione. La determina sindacale fa seguito alla selezione pubblica a cui hanno preso parte complessivamente 22 candidati, 17 dei quali sono stati ammessi, 4 esclusi perché non impossibili stesso dei requisiti necessari e uno non ammesso per propria rinuncia. I professionisti scelti sono Pietro Savona di Trapani e Loredana Maria Ester Giustini di Marsala. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano nel corso di un'attività hanno salvato una donna che ha cercato di togliersi la vita. La donna, una 48enne, ha tentato il suicidio diffondendo il gas metano all'interno della propria abitazione, nella quale si era barricata chiudendo porte e finestre. I carabinieri e un ispettore capo della polizia sono riusciti a rassicurare la 48enne convincendola ad aprire loro la porta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, dopo un attento sopralluogo, hanno confermato l'agibilità dell'abitazione. Il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, che fortunatamente grazie al pronto intervento dei carabinieri non ha subito danni. Un uomo è stato arrestato sabato sera dai poliziotti della squadra mobile di Trapani. Si tratta di un 40enne tunisino senza fissa dimora che è stato condannato in via definitiva alcuni mesi fa per danneggiamento aggravato e si era sottratto al provvedimento di arresto. Il 40enne si nascondeva all'interno di alcuni edifici abbandonati del centro storico trapanese e anche in altri edifici del Marsalese, uscendo soprattutto nelle ore notturne. I poliziotti della squadra mobile, dopo un lungo appostamento, lo hanno bloccato nella serata di sabato mentre si trovava lungo la via Fardella. Per il tunisino quindi si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà rimanere per diversi mesi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura trapanese per scontare la condanna. Un arresto è stato eseguito dai carabinieri di Trapani, particolari nel servizio.
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trapani, nel corso di un servizio contro lo spaccio di droga, hanno arrestato un 25enne trapanese. Il giovane è stato fermato dai militari dell'arma a bordo dell'auto sulla quale viaggiava e sulla quale è stata eseguita una perquisizione. Nel corso del controllo i carabinieri hanno trovato un sacchetto con all'interno 100 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, mentre l'uomo è stato condotto presso il comando compagnia di Trapani, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice competente, nell'udienza di convalida, ha sottoposto il 25enne alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Trapani. Dallo scorso lunedì e fino al 15 febbraio le persone che rientreranno in Sicilia potranno sottoporsi a tampone antigenico rapido nella sede drive-in dell'USCA allestita all'aeroporto Florio di Trapani. Lo ha comunicato l'ASP trapanese. La disposizione si inserisce nell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana relativa alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19. Resta inoltre confermata la sede drive-in dell'USCA del distretto sanitario di Trapani alla Cittadella della Salute. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30. Con il passaggio della regione siciliana da zona rossa a zona arancione, ripresa oggi l'attività del mercatino settimanale del mercoledì nella zona Macello a Mazara. I vigili urbani hanno eseguito controlli per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza coadiuvati da associazioni di volontariato. Anche a Trapani riaprono regolarmente il mercato del giovedì di Piazzale Ilio e il mercato del pesce la domenica mattina, lo ha annunciato l'assessore ai mercati Andrea Vassallo. Nominato il nuovo direttore del parco archeologico Lilibeo di Marsala, che sarà diretto dalla dottoressa Anna Maria Parrinello. La nuova direttrice vanta una grande esperienza di dirigente del parco Lilibeo, presso cui lavora da diversi anni. In passato aveva diretto il museo di Baglio Anselmi e prima ancora aveva lavorato al parco archeologico di Segesta. Confermata anche l'archeologo Rossella Giglio, direttrice del parco archeologico di Segesta. Visita ieri del presidente della regione Musumeci nella Valle del Belice. Il servizio. Lo sviluppo della Valle del Belice passa dalla valorizzazione dell'esistente. I ruderi dell'abitato di Poggio Reale potrebbero diventare una preziosa opportunità per questa zona. Questo è l'obiettivo che il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha voluto prospettare ieri dopo una breve visita al sito in cui sorgeva il centro abitato di Poggio Reale raso al suolo dal terremoto del 68. Musumeci era con il presidente dell'ARS Gianfranco Micci, che è il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Il governatore siciliano ha incontrato il sindaco Mimmo Cangelosi. L'obiettivo, ha spiegato Musumeci, è fare del vecchio abitato sia una sorta di laboratorio a cielo aperto per gli studiosi di sismologia e dei tecnici del settore, sia una meta per la didattica. E al tempo stesso un campo di esercitazioni per il volontariato di protezione civile. Il presidente della regione e il sindaco si sono dati appuntamento nei prossimi giorni per mettere a punto il cronoprogramma delle procedure amministrative. Ieri mattina il governatore ha visitato anche il Cretto di Burri a Gibellina. Alle mie spalle, lo vedete, è il Cretto dell'architetto Burri. Qui il terremoto nel gennaio del 1968 fece centinaia e centinaia di morti e rase al suolo diversi centri urbani. Sotto quella colata di cemento ci sono le macerie della vecchia Gibellina. È diventato un monumento di straordinaria originalità. Credo che al mondo ce ne siano due o tre di cretti. Vogliamo valorizzarlo. Vogliamo inserirlo in un circuito del turismo culturale e siamo qui stamattina per poter immaginare quali interventi realizzare dopo la delibera della giunta del governo regionale che ha già stanziato le prime somme necessarie. Siamo venuti stamattina con l'architetto Cucinella
che abbiamo incaricato di realizzare il progetto, col presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, con il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, con l'assessore ai beni culturali del comune, proprio perché vogliamo passare dall'idea ai fatti. Questa è una zona che finora è rimasta fuori dai grandi circuiti turistici e noi non ci possiamo permettere questo lusso. Qui la materia prima c'è già, bisogna soltanto valorizzarla. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Il centro diocesano Vocazioni sbarca sui social, sia su Facebook che Instagram. Si chiama Cercatori di Dio, la pagina aperta a tutti con l'obiettivo di proporre cammini di crescita per giovani adulti in ricerca. Ha reso noto Don Davide Chirco, responsabile del centro. Scoprifuoco dello spirito è il nome della rubrica social, con alcuni momenti live per approfondire insieme alcuni argomenti attuali e interessanti. Così il centro si rivolge non solo unicamente a coloro che cercano di capire la chiamata del Signore per il proprio stato di vita, spiega ancora Don Chirco. Le dirette saranno il lunedì e mercoledì su Facebook alle 21:15, il venerdì e la domenica su Instagram alla stessa ora. Vito Buonanno si è ufficialmente insediato nella carica di segretario direttore del Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo. Il passaggio di consegne con il direttore uscente Antonella Marasci è avvenuto questa mattina presso il municipio di Partanna. Presente il responsabile del servizio finanziario del Consorzio, Giovanni Giambalvo. Vito Buonanno è stato nominato lo scorso 28 gennaio dall'Assemblea Consortile, che lo ha chiamato a sostituire la Marasci, che dal 9 dicembre ha assunto l'incarico di segretario generale della città metropolitana di Palermo. Da oggi gli addetti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto inizieranno le manutenzioni dei marciapiedi intorno alla chiesa di Sant'Alberto di via Michele Amari a Trapani, per poi proseguire in altre importanti arterie del popoloso quartiere. L'assessore Safina ha evidenziato come la suddivisione dei lavori per quartiere è il frutto di una precisa strategia che sta portando ottimi frutti, rendendo gli interventi puntuali e maggiormente aderenti alle necessità della città. Grazie all'avvio di questi lavori, precisa il sindaco Tranchida, in pochi mesi verranno spesi 750.000 euro nei quartieri periferici della città. Tra qualche giorno ai lavori di Sant'Alberto e Cappuccinelli si aggiungeranno quelli di Fontanelle Sud. Prorogato l'incarico del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani e Raimondo Cerami, il servizio. Il presidente della regione Nello Musumeci ha confermato Raimondo Cerami commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani in attesa delle elezioni per i liberi consorzi e le città metropolitane. Il commissario Cerami ha già stilato un programma di attività nei diversi ambiti di competenza dell'ex provincia, a partire dalla direttiva impartita al responsabile del servizio finanziario di approvare per tempo gli strumenti di programmazione finanziaria che consentiranno gli interventi di investimento su tutto il territorio provinciale. In materia di edilizia scolastica e patrimoniale verranno portate a compimento nell'ambito dell'obiettivo della razionalizzazione delle spese ad uso scolastico e del miglioramento del piano di utilizzo di tutto il patrimonio immobiliare dell'ente una serie di iniziative già avviate, come il trasferimento dell'Istituto Garibaldi nei locali dell'ex Tribunale di Marsala. E la Regione intanto ha reso noto che i commissari dei liberi consorzi resteranno in carica non oltre il 30 aprile, visto che il 28 marzo si dovrebbero tenere le elezioni di secondo livello, così come deciso dal governo Musumeci nel corso dell'ultima seduta della giunta regionale.
Una nuova centenaria a Mazara, si tratta della signora Maria Sciviglia, festeggiata dall'affetto dei familiari ristretti congiunti. L'amministrazione, come da tradizione, ha fatto pervenire alla signora una pergamena di augurio firmata dal sindaco. Per l'emergenza Covid è stata temporaneamente interrotta la tradizione di consegna personale della pergamena da parte del sindaco o suo delegato. Sono già tre i neocentenari di questo primo scorcio di 2021 a Mazara del Vallo. Ed ora una nota di sport. La società del Mazara Calcio ha tesserato il centrocampista Diego Cenciarelli, classe 92, proveniente dalla San Benedettese. Si tratta di un calciatore che per diverso tempo ha militato nel campionato di Serie C. Siamo arrivati al termine del TG Vallo terza pagina. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera alle 21.35 potrete seguire lo speciale Televallo con ospite il consigliere comunale Giorgio Randazzo. Grazie per averci seguito, arrivederci.